Allora, benvenuti a questo nuovo episodio di The Man in Red, che parla in maniera un po' generica di quella che io chiamo, o che ho sempre pensato, come musica massimale. Ovviamente il concetto di musica massimale probabilmente già esiste e dà un significato diverso da quello che gli do io, perché la mia musica massimale, come la mia idea di etica e la mia idea di materialismo sono, diciamo, filtrate dal mio essere, dalla mia cultura, dalla mia ideologia, esperienza, etc. Quindi sono personali, no? Quindi già qui, metto il paletto dicendo, ecco, questo è un discorso che è fatto in relazione a un mio tipo di, visione delle cose. Musica massimale è la musica che si fa per il piacere di mettere all'interno di una traccia il maggior numero di suoni possibili. Non tanto per fare numero, ma proprio per fare degli incastri più completi possibili, più completi possibile all'interno di una produzione musicale che dura, che ne so, di una traccia, di un pezzo che dura 3, 4, 5 minuti. Questo concetto non è banale, o comunque così stupido, o meglio, nella mia mente, è un qualcosa a cui sono arrivato e che ovviamente non è istintivo, per una serie di associazioni di idee che mi hanno portato a pensare alla comunità dei suoni come rispecchiamento della comunità degli uomini, cioè dal momento che noi viviamo delle situazioni che sono socialmente complesse, in cui c'è un'interazione di tantissimi individui con percezioni, idee, cultura diversi l'uno dagli altri, la musica dovrebbe rispecchiare questo tipo di soggetto. E sono questo tipo di soggetto a cui sono più affezionato e più, diciamo, distante dal concetto del suono isolato, della perfezione minimale, della traccia cassa basso perfetta o della società, diciamo, ridotta di individui all'interno della quale ci si specializza in un rapporto psicologico tra al massimo uno, due o tre individui, dopodiché si inizia già ad arrivare alla confusione. Perché io ho sempre visto, e questo però è un pensiero di preferenza individuale, il massimo del massimo come il più bello del bello. Ovviamente il massimo del massimo non è il massimo del massimo in cui tutto sta a caso, perché allora si parlerebbe di musica random, dove, diciamo, le cose stanno, diciamo, in un macello continuo. Adesso vi faccio sentire un pezzettino di una mia traccia appena fatta e il mio Michelo vi fa vedere la sequenza che gira con questa traccia mentre vanno i suoni. E qui, soprattutto in questa sezione, io ho voluto mettere archi, fiati, basse, chitarre di persone che sono venute qua a suonare, più altri strumenti che sono di natura virtuale, come la Vienna Orchestra, la sezione dei solo strings, la sezione degli orchestral strings, la Broadway Big Band, e delle percussioni prese dalla libreria di Kontakt, da campioni personali e da parti prese da musicisti che sono venuti a suonare le percussioni tanto tempo fa e riutilizzati come campioni sia sull'XS24 che sulle PS che sulla KS3000. Quindi in un certo senso ho già risposto ad alcune domande che mi chiedevano del come uso io i campionatori. Questa è una parte, però vabbè. Quindi adesso vediamo questo esempio. Adesso qua ad esempio, potete sentire il pezzo prima nella sua interezza. E poi, dopo farò sentire le parti singole. Allora, adesso vi isolo una sezione dove ci sono i brass.
che stanno tutti da soli facendo note basse. Questa è una tecnica che ho usato ovviamente imparando e scopiazzando da Quincy Jones. Se ascoltate In Ocorrida anche lì ci sono dei brass che fanno note molto basse nel break di In Ocorrida. Sono messi nello sfondo con un riverbero. Qui invece potete sentire una sezione completamente diversa. Questo è l'Ensoniq PS16 Plus con i suoi effetti interni di delay su determinati preset di sintetizzatori creati appositamente per lui. In questo momento invece sono stati aggiunti tutti gli altri suoni e potete sentire l'effetto dei synth con le percussioni. E questa è la sezione finale nel momento di massimo climax con tutto. La batteria, batteria col basso, la parte di batteria basso che fa la ritmica assieme ai sintetizzatori effettati dalla batteria. Una sessione più ampia di parti, togliendo la batteria per far capire come parti fisse e parti in movimento creino un contrasto e riempiano lo spazio ritmico. Qua ci sono invece alcuni synth e le percussioni. Capite la tensione di questi suoni fissi che come aumentano? Senso di ansia sul pezzo. E poi per finire il classico fissato disco. Qui ci sono percussioni, sintetizzatori, violini e organi tutti assieme. Questa invece è la parte inferiore che sto selezionando, in cui diciamo percussioni e stacchi di fiati con un organo fisso in tensione da soli già creano un'atmosfera di crescendo per ciò che riguarda la tensione generale del pezzo. Ok, allora Michelo ci ha fatto vedere questo pezzo che gentilmente, grazie alla sua capacità tecnica, sono riuscito a estrapolare in immagine. Avete sentito che ci sono tutta una serie di parti che si incastrano tra loro. Non è... può anche sembrare un casino agli orecchi di alcuni che sono abituati a un isolamento sonoro estremamente circoscritto a pochi suoni. Però effettivamente, come vi ho detto, io adesso sto imparando anche a suonare the flute. Sono circondato qua da strumenti, mi piace circondarmi di musicisti, domani vengono due tastieristi e un cantante, sono padrone di questa piccola etichetta che si chiama la Disco Milk Records, e il motto principale che segna un po' tutte le produzioni e le caratterizza della Disco Milk Records è musica con un massimo numero di suoni e soprattutto con grandi, grandi groove, grandi, grandi ovviamente per quello che posso fare io naturalmente qui. Non ci penso neanche minimamente a paragonarmi con i grandi groovers degli anni 60 e 70, di cui sono un adoratore, un fan e un follower al 100%, sia di quelli che ancora esistono, sia di quelli che sono passati a miglior vita, ma tramite i grandi disconi, i grandi bei disconi che ho, ovviamente me li ascolto tutto il giorno con gran gioia. E questo è il primo concetto. Il secondo concetto è l'individuo visto come musicista isolato,
che io non sono, perché collaboro e lavoro con tantissima gente allo stesso tempo, in su ogni traccia, è un'idea che a me dà un poco fastidio. Mi dà fastidio principalmente perché, secondo me, e questa è un'opinione personale, che devo ancora confortare con dei dati precisi a livello storico, a livello culturale, l'individuo come artista solitario che fa tutto da sé è una invenzione della modernità. L'uomo in realtà ha una vocazione naturale per la socializzazione e la condivisione dei piaceri estetici, cioè del fare musica assieme. Io sono convinto che all'inizio dell'umanità eravamo tutti assieme a pestare, a urlare. Poi dopo, pian piano, quando il concetto di identità, diciamo, si è sviluppato in seno a una visione, a una società più moderna, non so esattamente dire quando, non voglio neanche arrivare alla, diciamo, alla solita cosa detta da un po' tutti, che col romanticismo, che l'articolo, che l'artista si vede completamente solo di fronte alla propria opera e compone e scrive i propri capolavori mentre i suoi bambini e la sua famiglia dorme ignara, e lui in questo senso rivela la sua vera identità antiborghese, antisociale. Questa è una visione specifica di un'epoca storica che io non condivido assolutamente, perché chi fa della musica non è un eroe che va contro la società, ma semmai una persona che cerca dei punti di contatto con la società per condividere la propria follia, che è una componente naturale dell'essere umano con gli altri. Questo deve essere ben chiaro. Come si innesta questo discorso all'interno dell'hip hop, all'interno della cultura? Beh, da una parte dobbiamo estrapolare quello che all'interno del knowledge nell'hip hop, cioè la conoscenza dei fatti e della storia dell'hip hop, è un knowledge più specifico sullo sviluppo delle basi. Noi abbiamo avuto nell'hip hop tantissime correnti all'interno delle tendenze del campionamento, cioè c'è gente che ha campionato proprio di tutto e c'è tanta gente che ha campionato tantissime cose. Io dico che, senza andare a tirar fuori gli stessi artisti di cui parlo, si può vedere in quella che è la creatività espressa dai beatmakers nell'hip hop una tendenza o all'aggiunta di tanti suoni, e abbiamo delle produzioni dove ce n'erano veramente tanti, o una tendenza alla minimizzazione dei suoni, o una tendenza ad aprire un discorso tra il momento presente e momenti di cultura passata sovrapposti tra loro sotto forma di dialoghi che facevano i campioni tra loro, proprio grazie alla bravura del beatmaker, messi in un modo che sembra che comunichino tra loro, e quindi ricostruendo una storia ideale della musica nera con una sovrapposizione di campioni, in una sorta di revisionismo costruttivo all'interno di un processo creativo, al fine di poter permettere alle persone che comprendano, che possano comprendere quel tipo di discorso, quanto possa esserci di continuo nella musica afroamericana. E qui di nuovo una bella frecciatina a Trisha Rose con nel suo Black Noise, perché ci vuole, e una stretta di mano al Sir David Toop. E poi sicuramente entrare in un discorso massimale, cioè se è vero che la storia è un insieme infinito di suoni che girano in circolo, o che se mi si sovrappongono nella mia mente grazie a un turbinio continuo di idee, è vero che la creatività non deve limitarsi a considerare ciò che gli altri capiscono come limite certo di quello che io posso fare. Non c'è più un limite su quello che gli altri possano capire, o una commerciabilità o una commercialità delle cose che viene messa in gioco, ma c'è solo il piacere di condividere con i musicisti e con gli ascoltatori un processo di creazione della musica partecipativo che non si pone il limite. E adesso andiamo ad ascoltare un'altra traccia dove potete vedere molte parti che sono state selezionate da diverse esperienze messe assieme, e si è creato un pezzo che in realtà è un discorso di continuità tra diversi momenti del passato ed il presente. Questo è un pezzo ancora da finire, vi sto facendo vedere il mixer e l'infinità di suoni che sono sovrapposti l'uno sull'altro, distribuiti in varie sezioni.
Adesso sto isolando la parte dei violini, archi praticamente. Ci sono diverse parti qua. Sentite il violino in alto, che tipo di contrasto fa con tutte le parti di viola e violoncello sotto, il flugelhorn a metà. Adesso vi riseleziono così sentite. Qua sentite la parte ritmica e i violini assieme. Un piccolo ritmo in aggiunta a questi violini crea un effetto, soprattutto se il ritmo è creato da una chitarra wah-wah, che è tipico della musica primi 70. Qua invece bassi e archi praticamente con un Fender Rhodes che fa la nota all'inizio della battuta creano un'atmosfera abbastanza sognante, ma comunque con una certa tensione. Sentite come il basso insiste sull'uno, no? Funkin' on the one, anche se il pezzo non è funk ovviamente, ma è quasi lounge qua. Piccole frasi di synth che non si sentono, ma si sentono pianissimo, ma che creano movimento all'interno di tutto l'insieme, soprattutto quando poi il pezzo verrà mixato e non mancherò di farvi sentire. Qua piccole parti di synth con violini e qualche percussione che agisce ovviamente per ottavi, quindi con una tensione continua. Vedi qua l'effetto particolare dei violini sul basso che fa una slappatina sull'uno. No, bastano per caratterizzare già una piccola atmosfera in realtà, no? Sotto adesso vi faccio vedere, sto facendo vedere tutte le parti di sotto che sono tantissime. Qua ve le sto suonando assieme. Vedete, poi qui i volumi sono tutti da rifare, però crea un'atmosfera abbastanza sospesa, no? Sentite il piano, ad esempio, qua, col sax, con tutti gli altri suoni, poi, vabbè, qua li ho isolati un attimo. Vi fa sentire, vi dà un attimo di dolcezza, no? Di sensibilità, no? Che fa tutta una parte lunga. Qua con la cassa e con tutti gli altri suoni tutti assieme. Ovviamente questo è pre-mix, ma ancora mixato questo pezzo. Però per farvi capire il lavoro di abbinamento a livello di musica massimale. La sequenza nella sua interezza, capire quanto sia complessa, quanti mesi di lavoro ci sono voluti per farla così, farla almeno 5 mesi di preparazione. Ovviamente cose fatte non full time. Beh, allora, abbiamo visto, questi sono pezzi regolari, da un punto di vista tradizionale non c'è niente di nuovo in questa roba qua. Quello che ci può essere è un'esagerazione di parti sovrapposte, no?
E io come artista posso anche essere d'accordo sul fatto, cioè posso anche dire che non sono ancora maturo, cioè che si vede ancora troppo questa accumulazione o questa competizione antitetica tra le parti, ma non vi è ancora una sintesi o un recupero, diciamo, finale in qualcosa che superi la somma delle parti. E di questo ne abbiamo discusso già in episodi precedenti. Quindi, in un certo senso, abbiamo A, la volontà di creare un discorso collettivo, sia a livello pratico che a livello immaginativo. A livello pratico, tanta gente che suona assieme in momenti disparati, collaborando e cooperando sullo stesso, sugli stessi pezzi. E a livello immaginario, nel vedere tantissime cose che si sovrappongono assieme ma che derivano da parti diverse e che sono particolarmente diverse tra loro, sia per origine che per situazione in cui si sono sviluppate da un punto di vista proprio di pratica creativa, ma che vengano messe assieme comunque, e la scienza nel metterle assieme è la scienza che il produttore ha nell'abbinare. E qui si arriva al punto fondamentale, che è il tallone di Achille di tutta la mia esistenza, tallone di Achille che mi ha fatto soffrire più di una volta e mi ha fatto anche incagliare in determinate scogliere accidentate dalle quali mi sono, diciamo, tolto con grande fatica. La scogliera del cattivo abbinamento, oppure battere il naso e urtarsi il tallone del piede con il chiodo dell'abbinamento frettoloso, eccetera. Ed è per questo che molte delle mie tracce durano tanto, 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 tanto. Ascoltatevi per esempio il mix che io feci per Mischio Mischi Disco. Nella prima parte del mix ci sono tutte tracce di high energy beat con dei disco beat tradizionali presi da dischi, in cui ho ricreato io stesso delle parti di violini, di fiati e di bassi a mio gusto, aggiungendone veramente una caterva, proprio perché, essendo un mega mix, ho voluto creare qualcosa che non avesse una struttura ma che fosse in continuo movimento, con una sorta di togli e metti continuo. Adesso sentiamo un pezzettino. Quindi avete ascoltato sto pezzettino in cui ci sono tantissime parti che dialogano anche in maniera sconnessa tra loro, ma il motivo per cui ci è voluto tanto per farlo questo pezzo è effettivamente dovuto al fatto che esiste la volontà nel creare qualcosa che vada oltre l'immagine dell'equilibrio di pochi suoni che stiano bene tra loro. Io penso di non essere interessato al classico rapporto batteria basso o chitarra basso, che seppure essendo alla base del mio discorso nella creazione del groove, non è la parte finale, o meglio non è il fine, è forse il mezzo, o comunque la parte costitutiva, ma non è il fine della creazione. Ed è per questo che io in un certo senso non sono d'accordo sul fatto che semplice è bello, perché dipende che cosa si intende per semplice, dipende che cosa si intende per questioni di bellezza, no? Cioè, io capisco che all'interno di una società che è molto omologata sulla base di quello che è il messaggio dei media e che è tutto improntato acquistare alla gente determinati prodotti, quindi semplice, banale informazione per poter portare la gente ad una vita che sia preordinata e preorganizzata.
Ma io invece penso che nella creazione di una grande cultura ci sia anche la possibilità di creare dei grandi mondi, e questi grandi mondi hanno le proprie regole estetiche, la propria vita indipendente da quello che è il mondo delle regole e del commercio, che sempre di più viene a limitare l'artista. E qui mi inserisco anche in una polemica che feci con un altro amico, che mi disse che l'artista di questi giorni deve essere completo, deve anche saper fare business e dedicarsi meno alla musica. Certo, questo può essere un discorso che è funzionale a una persona che voglia fare i soldi con la musica, ma esiste benissimo anche l'artista che i soldi non li sa fare, che non è neanche in grado di rapportarsi agli altri, ma che fa delle cose splendide nella sua camera o nello suo studio, a seconda della disponibilità finanziaria che ha, poi potrebbe darsi uno pieno di miliardi, che ha un talento incredibile, che la sua roba la fa per il gusto di farla. E quello forse non è un artista, perché dovrebbe avere del seguito? Nessuno deve essere un artista riconosciuto dagli altri per essere dichiarato tale. Vedete, un mio amico mi ricorda l'esempio di Arthur Russell, ma ce ne sono tanti altri di cui si conosce molto meno. È come dire che a Bene Cassim o a Cassino non esistano rocce completamente quadrate a forme di parallelepipedi o di cubi. Certo, non sappiamo se ci sono o no, è difficile immaginarsele, però magari ci sono delle rocce fatte così. Magari non ci sono adesso, ma c'erano chissà quando prima. Questo non vuol dire che non ci siano mai state. Per cui dire che un artista non esiste se non ha seguito, questo lo ridico dopo le tante polemiche del passato e di episodi fatti in epoche diverse, è una mia costante, proprio perché io penso sia impossibile definire un artista come sia impossibile definire un artista in base al seguito che ha. Perché allora, se in base al seguito uno è un artista, qualsiasi persona con un seguito enorme ha delle capacità artistiche incredibili ed è artista lui o lei stesso, stessa. Questo è assolutamente fuori luogo. Per cui ogni re è monarca nel proprio palazzo. Questo non vuol dire che siamo nel relativismo assoluto, ma vuol dire che in casa mia è molto ben apprezzato il discorso della musica massimale.